prensile, aristocratica, graziosa, estroversa, Sofonì Sbanguissola. Un bratile, bruttina, figlia d'arte, Fede Galizia. È questo probabilmente il ritratto delle prime donne della pittura italiana tardo rinascimentale. Quando Fede Galizia comincia a dipingere, Sofonisba è una matura gentildonna che domina i salotti genovesi e la sua avventura è già un mito. Fede impugna i pennelli incoraggiata dalla fama, ma anche dal prestigio sociale che possono derivare dal mestiere della pittura, e il merito di aver aperto questa strada andrà riconosciuto all'Anguissola con sempre maggiori chiarezza e perentorietà. L'esordio di Fede Galizia in ciò che rappresenta il suo tratto distintivo più significativo nel panorama della storia dell'arte pare documentato con la natura morta attorno al 1602 ed è costituito da una tavoletta raffigurante un'alzata con frutti e una rosa, per intenderci questo splendido dipinto. Questa è l'immagine di una replica in collezione privata a Bassano del Grappa, sul retro del quale una cinquantina di anni fa il Benedict lesse appunto una firma, quella di Fede Galizia, e la data 1602. Si ignora l'attuale ubicazione del dipinto, quello che vi ho appena mostrato è appunto una replica bassanesca, e non è quindi possibile verificare l'esattezza dell'iscrizione. È pure ben noto che alle grafie antiche vergate sul retro dei dipinti bisogna prestare una fiducia molto parsimoniosa, ma l'attendibilità dello studioso, il Benedict in questo caso, permette di propendere per l'accettazione. La data 1602 è eccezionalmente precoce, è magica perché ricorre nella prima natura morta di un altro padre del genere, lo spagnolo Sánchez Cotán, e ci porta direttamente al cuore di uno dei più appassionanti misteri della storiografia artistica contemporanea. Quando è nato il genere della natura morta? Chi per primo ha dipinto una natura morta autonoma, pura? Di certo un giorno la pittura cominciò a emarginare il suo protagonista, la figura umana. Senza aver chiaro che Fede Galizia si situa al vertice di una tradizione figurativa destinata a dilagare nei tempi moderni per giungere a Chardin, a Corot, a Giorgio Morandi ovviamente, è impossibile capire la stessa formidabile qualità dei suoi primi raggiungimenti. Qualità e precocità, questo dovrebbe essere ormai chiaro, nella storia dell'arte sono termini sinonimi. Questo è un dato essenziale. Intorno al 1595, poco prima, andava situata la cesta di frutta milanese di Ambrogio Figino. Attorno al 1602, quando a Galizia viene attribuita questa natura morta vista prima, i punti fermi della natura morta in Europa sono esclusivamente i dipinti del maestro di Hartford, i fiori di Jan Brueghel, le due ceste del Figino con qualche residuo dubbio e naturalmente la fiscella del Caravaggio. Null'altro. Quindi la vicenda di Fede Galizia possiede un'importanza del tutto singolare che sarebbe improprio non definire all'avanguardia in tutto il continente europeo. Fede è intima e desolata come i pomeriggi solitari di una donna milanese. Uova di frutta abbiamo visto in quel dipinto, plastiche e glaciali che sapremmo riconoscere come un perfetto elemento di separazione tra Piero della Francesca e la pittura a noi contemporanea di Donghi e di Casorati. Una rosa, il disfacimento di una rosa, no, l'ibernazione del disfacimento di una rosa, il tempo che si ferma. C'è la morte che avanza nel disfacimento di una rosa, c'è addirittura il suo simbolo, c'è la bellezza che se ne va, ma nei dipinti di Fede Galizia la bellezza è ancora lì e sarà lì per sé. Da Fede Galizia fino a Morandi. Queste erano riflessioni tratte dal catalogo dedicato a Fede Galizia, Flavio Caroli, alle Mandi. Una figura straordinaria, una delle donne pittrici
più affascinanti della storia dell'arte.